È un Marco Pasquali, sindaco di Sabbioneta, orgoglioso, quello che rimarca i dati delle visite turistiche del gennaio di quest'anno. Nonostante il Covid e nonostante tutto, i risultati sono arrivati. Ricordiamoci da dove veniamo, aveva detto non più tardi di qualche settimana fa, una frase ripetuta spesso, ma Sabbioneta ora sembra davvero fuori dal tunnel. Da gennaio 2022 le persone entrate nei monumenti di Sabbioneta sono state oltre 2.000. Dall'anno 2000 all'anno 2019 compresi, la media degli accessi nel mese di gennaio era di circa la metà. Non può essere solo un caso. Quello che è evidente è il fatto che col Covid sono cambiati i paradigmi della scelta della visita dei borghi e quindi una componente sicuramente quella delle mutate abitudini della gente, delle persone che premiano realtà medio-piccole come la nostra. Mi piace pensare, ma insomma, lo dico con speranza più che con convinzione, che ci sia anche parte del lavoro che stiamo facendo sulla promozione che sta portando i primi benefici e i primi risultati. E quindi le campagne di comunicazione, l'evento di qualità che è la mostra che abbiamo nel nostro Palazzo Ducale, il continuo essere presenti su riviste di settore piuttosto che canali informativi che si occupano di questa tipologia di esperienze turistiche, voglio pensare che stia portando qualche beneficio. Eravamo domenica sul Sole 24 Ore, nel numero di febbraio della rivista Plein Air, insomma nel corso dei mesi l'attenzione su Sabbioneta è sicuramente aumentata e speriamo che insomma, siano risultati anche di queste azioni.